Stati R1, fu la prima bicilindrica con un monoammortizzatore sul retro. Dal punto di vista commerciale non si era abituati a vedere il monoammortizzatore, è stato un flop della Yamaha degli anni 80, ne sono state prodotte pochissime, per cui abbiamo detto vediamo se riusciamo a dargli vita a questa moto che ha avuto, diciamo, un passato non tanto glorioso, per dargliene uno un po' più glorioso. Viene dal lago di Iseo, trovata in un garage, in un vecchio garage. Nel visitare appunto uno di questi immobili vidi questa Yamaha e per cui da lì è nato tutto il progetto. Il progetto doveva mantenere delle caratteristiche, diciamo, intoccabili. E i cerchi sicuramente dell'RXV sono cerchi caratteristici, per cui molte di queste trasformazioni, questa caratteristica gli viene tolta, no, per un po' per facilità di progetto, no, e noi abbiamo scelto una strada per mantenere, e l'altra, sembrerà strano a dire, ma la sua targa storica, cui si voleva mantenere la sua storicità. Django viene dai due film miei preferiti, è il nome del mio cane. Poi non c'è dubbio che le caratteristiche della moto si richiamano un po' al personaggio. Un personaggio comunque carismatico, forte e nello stesso tempo equilibrato. La scelta Remaster Cycle è stata, dopo una lunga ricerca, un amore a prima vista. Ci siamo subito sintonizzati col progetto, capiti, sono riuscito a trasferire le mie idee a Samu e Luca, che è il maestro davvero è molto 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 bravo, ha recepito il messaggio e da lì è nata questa bellissima moto. It's a bush for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. Cioè, se no dopo diventa un pistolotto, eh.